Buongiorno dallo Spolab. Oggi, manutenzioni quotidiane in famiglia, c'è questa colombina della De'Longhi che non funziona più. Allora c'è da provare, in primis, dopo averla smontata, il motore. Il motore funziona? Perché poi il secondo passaggio sarà vedere il regolatore elettronico e qui potrebbero esserci guai. Allora, provare il motore. Sicuramente possiamo provare col tester per vedere se qui tra questo e questo conduce, però una prova vera e propria la dovremmo fare sotto tensione. Ora, provarlo a 220 volts può essere un po' pericoloso. Anche perché gira tantissimo, gira ad altissima velocità il motore di un aspirapolvere. Allora, come possiamo fare? Il trucco è semplice. Un motore come quello dell'aspirapolvere oppure come quello, per esempio, di un frullatore o di un qualsiasi robot da cucina sono motori a spazzole con non hanno calamite, hanno sia lo statore che il rotore avvolti. Bene, questa tipologia di motori funzionano tranquillamente sia a corrente continua che a corrente alternata, senza problemi. Peraltro funzionano anche con tensioni pure molto più basse. Semplicemente andranno a una velocità più bassa. Vediamo un po', possiamo provare con il mio alimentatore, addirittura quello là da 12 volts. Provo a metterlo così. Ecco qui. Ora vediamo. Facciamo vedere bene l'alimentatore. Colleghiamo. Ecco qua. Sentite, funziona. 12 volts, eh? Ok, a 12 volts stiamo alimentando un motore che ha una tensione nominale di 230 volts. Questo così per provarlo in sicurezza va benissimo. Allora, il motore funziona, quindi a questo punto andrò avanti con l'aspirapolvere a cercare altri guasti probabilmente all'interno del regolatore elettronico. Comunque, lo scopo di questo video termina qua. Quindi la dimostrazione che un motore a corrente alternata a spazzole può funzionare anche a corrente continua ed a tensioni notevolmente più basse. Vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.